Il 18 novembre la ministra Azzolina sulla sua pagina Facebook ha pubblicato la lettera di un nonno, nonno Massimo, che le chiedeva di tenere aperte le scuole e quindi ne condivideva perfettamente il pensiero. Il giorno successivo abbiamo ricevuto la lettera di un altro nonno che, al contrario di nonno Massimo, la pensa in maniera diametralmente opposta. Buongiorno. Buongiorno Gaetano. Allora, abbiamo ricevuto la sua lettera nella quale lei espone la richiesta al ministro di chiudere le scuole anziché riaprirle. Ci può raccontare un po' da cosa nasce questa sua esigenza? Faccio una premessa. Oltre che essere nonno, sono stato per molti anni un uomo di scuola, prima come docente per ben 11 anni. E per 25 anni ho diretto una scuola. So che cos'è la scuola, quali sono le finalità della scuola. Tra queste finalità c'è anche la socialità ed è quella che si vorrebbe sostenere mandando i propri figli a scuola. È vero, però questa socialità non è assolutamente realizzabile nelle condizioni in cui la scuola oggi si svolge, con la mascherina, con le distanze e con tutte le misure di sicurezza necessarie. Ma come ho detto più volte, anche alla ministra Azzolina, l'ho detto si fa per dire perché le ho solo scritto ma non ho mai ricevuto una risposta, non ci sono queste misure di sicurezza. La vera misura di sicurezza necessaria sarebbe stata quella di avere anche gli impianti da aerazione forzata che mancano perché tutti sanno, epidemiologi, che il virus si diffonde nell'aria e se non c'è la possibilità che ci sia un vero ricambio dell'aria, il virus lo contrai ugualmente a scuola. Allora, lei abita in Sicilia, esattamente a Sciacca. Mi ha detto che ha due nipoti. Di quanti anni? Allora, i miei due nipotini sono uno frequenta la terza elementare e l'altro frequenta la terza media. Devo dirle la verità che io quando ho svolto la funzione di nonno, dico al passato, perché da quando c'è questa maledetta pandemia, io non vado più a prendere i miei nipotini a scuola, osservavo sempre ciò che accadeva nel momento in cui i bimbi si portavano. E quando i bimbi si andavano a ritirare dalla scuola, assembramenti enormi. Questo non è venuto meno con la riapertura delle scuole che dovevano svolgersi in modo sicuro. Non è assolutamente vero. Ammesso pure che la scuola sia luogo sicuro, ciò che accade fuori è incontrollato. I contagi avvengono, magari sarà vero, fuori dalla scuola, ma vengono portati a scuola e vengono poi riportati nelle famiglie. Questa è la mia grande paura. Ma contrariamente a quello che lei dice, professore, non c'è nell'ambito della scuola una diffusione della pandemia così importante o così pesante. Al contrario, si dice che le scuole sono luoghi sicuri e poi in ogni caso non si può impedire ai ragazzi di vedersi fuori dalla scuola. Quindi come risolve il problema? Li chiude in gabbia, li chiude a casa, non li fa più uscire? E la scuola è un elemento molto importante, non tutti la pensano come lei. Noi abbiamo lettori che sono al contrario d'accordissimo alla riapertura delle scuole. Chiaramente il paese si è un po' spezzato su questo, perché ci sono coloro che sostengono che la riapertura sia fondamentale e coloro che sostengono che invece la chiusura delle scuole sia altrettanto importante. Ma io le voglio fare un'altra domanda che esula dal nostro argomento. Lei, la DAD, cioè la didattica a distanza, come la vede? Come, se, qual è la sua opinione al riguardo? Dottoressa, le dirò subito, siccome tra i compiti che la scuola ha c'è quello di dare conoscenze, competenze, sviluppare sinergie e
Tutto questo a prescindere che la scuola si svolga in presenza o in DAD, l'acquisizione di conoscenze e competenze può avvenire ugualmente con questa modalità digitale. L'unica cosa che manca è la socialità, che non può avvenire in questo modo nelle scuole così come sono organizzate, perché hanno avuto tempo dal mese di maggio, mettiamo, fino al mese di settembre per poter organizzare le cose in modo migliore, cominciando dai trasporti, per esempio, che i trasporti non vanno solo considerati quelli pubblici, ma anche quelli privati, perché il traffico si è intensificato con la riapertura delle scuole. Professore, noi la ringraziamo per il suo intervento. Un'ultima battuta: se lei incontrasse quindi la ministra Azzolina, o comunque se potesse parlare con lei, che cosa le direbbe? Direi che è assolutamente necessario andare in DAD, perché l'istruzione avverrà egualmente. L'unica cosa che manca è la socialità, ma non c'è neppure a scuola. Ma se dovevano spendere i soldi, li dovevano anche spendere in modo ottimale, dotando ogni scuola di impianti di aerazione. Perché non hanno, per esempio, pensato ad eliminare le cosiddette classi pollaio? Professore Vesco, io la ringrazio per l'intervento sulla nostra rubrica. Ricordo ai nostri lettori che volessero partecipare a queste video interviste che possono mandare una mail all'indirizzo di posta elettronica. I lettori ci scrivono @tecnicadellascuola.it indicando l'argomento che vogliono trattare. Grazie di tutto e alla prossima volta.